In questi giorni anche di particolare difficoltà che ci troviamo a vivere, mi trovo a riflettere spesso su come in altre situazioni di forte crisi vissute nel passato, ugualmente l'uomo sia stato in grado di produrre opere d'arte di singolare bellezza e preziosità. E come l'opera che vi vado a spiegare oggi, che è il Dittico di Stilicone. Testimonianza di un periodo particolarmente traumatico della nostra storia. Siamo infatti nell'età tardo antica, siamo infatti negli ultimi anni dell'impero romano, siamo nel 400 d.C. e da poco, alla morte di Teodosio, l'impero è stato diviso in due entità, l'impero romano d'Oriente e l'impero romano d'Occidente, affidati rispettivamente ai figli dell'imperatore Teodosio, Arcadio e Onorio. E se la parte orientale si preparava a ricevere, a elaborare, a fare propria l'eredità del mondo tardo antico, così non era per la parte occidentale, che invece era continuamente sottoposta ad attacchi, alle ingerenze esterne. Eppure, anche in un momento così traumatico, di forte cambiamento, di una società che vedeva cambiare dalle fondamenta, i pilastri su cui si era di fatto retta, furono prodotte opere di assoluta importanza e preziosità artistica. Il dittico ligneo, ricoperto in avorio, è datato attorno all'anno 400 e ritrae quello che era l'uomo più importante del seguito di Onorio, il Magister Militum Flavius Stilicho, meglio noto come Stilicone. Un dittico era un oggetto molto particolare, formato da due tavolette rettangolari di legno, di solito incernierate tra loro e originariamente utilizzate come supporto per la scrittura. Dal IV secolo i dittici divengono invece veri e propri oggetti preziosi, adorniti di rilievi in avorio o osso, destinati a celebrare l'elezione dei consoli e per questo chiamati dittici consolari. Il dittico di Stilicone celebra infatti con ogni probabilità la sua elezione a console nell'anno 400. Stilicone è un personaggio molto particolare, è comandante di origine vandala e di fatto è l'ultimo baluardo per la salvaguardia dell'impero. Stilicone infatti protesse l'impero respingendo gli attacchi dei Goti capeggiati da Alarico, altre tribù barbare e si legò poi alla famiglia imperiale anche per matrimonio. La moglie Serena, ritratta accanto a lui con il figlio Eucherio, era infatti nipote e figlia adottiva di Teodosio. Entrambi i coniugi vollero trasmettere dunque nei loro ritratti, eseguiti secondo il recupero di valori classici tipici della cosiddetta rinascenza teodosiana, il loro ruolo di eredi e custodi dell'impero. Serena veste un'elegante tunica impreziosita da gioielli e sfoggia una complessa capigliatura tipica dell'epoca. Accanto a lei, il figlio Eucherio, in toga, regge il dittico che aveva ricevuto per la sua nonnina a notaio. Stilicone si mostra armato con lancia e scudo, in veste di difensore dell'impero, come stanno a mostrare anche i ritratti degli imperatori Onorio e Arcadio che compaiono proprio sullo scudo. Ma la foggia stessa della sua veste, i pantaloni che indossa sopra i calzari e il mantello fermato da una fibula sulla spalla denunciano invece la sua origine barbarica e si fanno segno di un tempo di inevitabile commistione di costumi romani e barbari. In un certo senso era proprio questa commistione a caratterizzare la politica dello stesso Stilicone, il quale non voleva una conquista totale e una sottomissione delle tribù barbariche, ma preferiva invece piuttosto pensare ad una unità e dunque ad un assorbimento dei popoli stranieri all'interno dell'impero romano, ma proprio questo causò la sua rovina. Venne infatti tacciato di collaborazione con i vari popoli barbari e questo decretò di fatto la sua sfortuna politica. Eppure resta a testimonianza questo dittico meraviglioso, un'opera preziosa ancora improntata su canoni classici e di raffinatissima esecuzione formale.
a dimostrare come anche in periodi di forte crisi, di forte difficoltà, l'ingegno umano e la volontà di una colta committenza possano produrre opere di straordinaria bellezza artistica.